Buona giornata a tutti e un saluto a tutti, con anche l'invito a proseguire questo ascolto umile e semplice, ma che però scandisce, aiuta a scandire i passi di questo tempo che va verso la Pasqua del Signore. Stiamo intraprendendo e vivendo le salite al monte, lasciandoci condurre dalla parola del Signore. E certo, abbiamo nel cuore la ricchezza della salita al Sinai con la consegna delle 10 parole. Abbiamo la ricchezza dell'Oreb con quella straordinaria esperienza di Mosè e il roveto ardente. Stamattina è in contropiede la salita, perché sarà Dio stesso che chiede a Mosè di ridiscendere. E questo è un passaggio però importante per chi si fa pellegrino nella fede, per chi è viandante lungo i tornanti della storia, perché anche il ridiscendere può diventare una esperienza e qualche volta non si riesce ad evitarla. Ma non c'è mai una garanzia sicura che l'ascendere abbia e trovi una naturale continuità. E queste sono parole che non hanno nessun intento né di deprimere, tantomeno di scoraggiare, anzi, ci dicono: guarda, è talmente bella un'esperienza così che è legata quotidianamente alla tua libertà più profonda e più vera. Allora, leggo solo, è un piccolo brano che posso leggere, in realtà sarebbe molto più ampia la sezione, è quella dei capitoli 32, 33 e 34 del libro dell'Esodo. La Bibbia che avete in casa potrebbe essere poi utile dopo quando potrete, quando avrete tempo, non durante la meditazione. Io adesso rimango aderente al piccolo testo che leggo. Sono i versetti del capitolo 32 di Esodo 7 e 13b. Leggo. Allora il Signore disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Il Signore disse inoltre a Mosè: osservate questo popolo, ecco, è un popolo di dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione. Ma non si ferma qui. Mosè non ci sta. Trova una preghiera accorata e intensa. Mi piace rileggerla, starà sullo sfondo della nostra meditazione di questa mattina. Mosè allora supplicò il Signore suo Dio e disse: perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli egiziani: con malizia li ha fatti uscire per farli poi perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira, abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi,
ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: renderò la vostra prosperità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra di cui ho parlato la darò ai tuoi discendenti, la possederanno per sempre. Parole intensissime, quelle davvero di Dio che riconosce la clamorosa distanza che il popolo ha scelto di esprimere dalla sua parola, dalla sua vicinanza. Ma poderosa è anche questa preghiera intensa, accorata e commossa di Mosè. Ci aiutiamo, entriamo un poco nel dialogo orante con la parola del Signore, perché questo poi diventa lo stile più bello, con cui questi momenti di ascolto diventano progressivamente preghiera, passo dopo passo, risalita dopo risalita. Il cammino del deserto si manifesta in tutta la sua difficoltà e in tutta la sua consistenza si manifesta anche la fragilità di Israele. Non è solo il popolo che non ce la fa, anche Aronne non ce la fa. Ci sono dei passaggi nei capitoli che ho detto inquietanti. È lui che ad un certo punto dice: le vostre mogli avranno degli ori, andate, portateli qui, mettiamo insieme, così faremo un vitello. Lui, Mosè, l'amico, lui, mi è scappato il nome? Aronne, l'amico di Mosè, e lui è che dice questo, vuol dire proprio che devastante era divenuta la fragilità. Proviamo anche solo poco ad entrare, ma entrare parlando della difficoltà di cui il testo dell'Esodo ci dice, e certo entrando così incomincia ad esserci un sentiero stretto e collegato con le nostre difficoltà, con le nostre povertà, con le nostre fragilità, e ci ritorneremo. Ma non ne possono più. È ormai è troppo duro questo cammino. E poi anche questi doni che il Signore ci fa ma sono sempre gli stessi. Non ne possiamo più di questa manna nel deserto. Non ne possiamo più di questo dover attendere giorno dopo giorno la possibilità stessa di sopravvivere. Perché così faticoso? Perché vuoi umiliarci a questo punto? Signore, tu che ci hai fatto uscire dalla terra d'Egitto e adesso ci abbandoni perché periamo tutti in questo deserto così duro e difficile. E lo sappiamo, non sono parole inventate a caso, le abbiamo imparate ed ascoltate dal testo stesso dell'Esodo. E soprattutto è l'estrema gravità dei gesti, quello che dice più intensamente quanto si è fatta enorme, quasi una vera e propria voragine, la distanza tra il popolo di Dio e il Signore e la sua parola. Il più terribile è di questi gesti è la rottura dell'alleanza. E Mosè, con il coraggio sincero che è tipico suo e della sua vita, quando scende e vede questo organizzarsi nella festa del popolo per adorare il vitello d'oro, rompe le tavole della legge. Le tavole della legge. Se c'era qualcosa di assolutamente inscindibile, era proprio questo rapporto tra quel popolo e il Signore. Ma appunto, ormai la distanza
è diventata una scelta, è diventata una incredibile determinazione del popolo. Ma dalla preghiera che Mosè ha rivolto adesso al Signore è incredibile anche la benevolenza di Dio. Non la lascia sola questa invocazione struggente di Mosè, sceglie di farla propria. Si mostra come un Dio benevolo, che non ha intenzione di guardare diversamente da così il popolo con cui si è avventurato in una promessa di fedeltà definitiva e duratura. E certo, quando poi, leggendo quei tre capitoli che ci dicevo, leggendoli con calma, noi troviamo veramente una successione di gravità, di gesti e di lontananze, sembra proprio un vero e proprio crollo, una presa di distanza, un rifiuto ostentato e duro. Sono pagine scioccanti queste dell'Esodo, ma ci accorgiamo che se osiamo usare questi aggettivi per definirle è perché in qualche modo sono anche eco, magari eco anche lontana, immagine ancora, grazie a Dio, diversamente posizionata della nostra vita, e quindi non riusciamo a prendere le distanze dalla sincerità di queste espressioni e della gravità di queste lontananze. Ora, tutto sembra proprio rompersi. Il patto, l'alleanza, le tavole della legge, una prossimità che sembrava garantita e continuamente promessa, comunque rimane limpida. Mi piace chiamarla così, la tempra di Dio, come un acciaio che brilla. Questo rimane una espressione salda. È tutto questo che ci consente di trovare proprio la ragione per la quale non evitiamo per nulla il confronto con questo momento così grave, ma non interrompiamo certamente l'anno importante. Ora diventa anche naturale il passaggio, come spesso facciamo sempre la meditazione adentro queste attenzioni ai vissuti che stiamo tutti attraversando, cioè le difficoltà che abbiamo noi, che proviamo noi, che riscontriamo presenti nella nostra vita e per le quali ci sentiamo in qualche modo capaci di comprendere la fatica di questo popolo che cammina e cammina nel deserto e sente una crescente difficoltà. E davvero tutto questo ci aiuta a quei momenti di linguaggio sincero che sono e diventano anche abituali in questi momenti di meditazione, ma proprio perché non riesco a dire queste parole se non continuando a pensare al cammino di tutti. Anche stamattina, l'ultima ora prima della meditazione, l'ho fatta in silenzio pensando il più possibile a tutti voi, perché è questa la comunione che consente di riconoscere come anche in un tempo così difficile e segnato il Signore non abbia nessuna intenzione di abbandonarci e tra di noi non vogliamo perdere traccia e legame, anzi. Forse c'è proprio una delusione di noi stessi. Ci accorgiamo che a fronte delle ripetute difficoltà, che tra l'altro anche in questi giorni sono andate e stanno andando crescendo, siamo delusi di noi stessi, cioè pensavamo di farcela.
Invece spesso riscontriamo quasi un atteggiamento disarmato e disarmante. È troppo, Signore. Non riusciamo ad intravedere una meta. È ancora lungo il passaggio. E questo davvero tocca anche i livelli più profondi della vita, quello della libertà, quello della fede, quello della fraternità tra di noi, anche tra famiglie, tra gruppi di amici, di popolo in cammino. Oppure è troppo alta, Signore, la tua parola. Quelle tavole che hai dettato a Mosè e che poi incredibilmente tu ricostruisci dandocele integrali per dire: io non mi faccio intimidire dalla vostra povertà, continuo ad amarvi, io ve la ridico questa parola di verità. Oppure quello che forse costituisce uno degli ostacoli più forti, personali, di tanti di noi, forse di tutti di noi, me compreso, è, come dire, una preoccupazione grande, perché vediamo una discontinuità quasi costante, ripetuta nel nostro cammino di fede. Abbiamo momenti di guizzo dove ci sembra di ripartire e poi è tutto ad una svolta di nuovo ritorna nel grigiore, nella insignificanza, nello scoraggiamento. E tutto questo ti ruba energie, ti rende davvero consapevoli che sei proprio fragile. Questa è una constatazione con noi stessi che è sempre difficile da fare, ma mi pare che questa parola del Signore e ci aiuti e ci incoraggi a dire: non avere mai paura della verità di te stesso. Entraci anche nei tuoi momenti di appannamento, di grigiore, di stanchezza, di dimissione, ma perché questo diventerà anche la ragione e la condizione che ti darà la forza di ripartire. Guarda, te le ha riconsegnate le 10 parole. Mosè, indignato, aveva dovuto spezzarle di fronte a voi, le tavole della legge, perché indignato di quello che stavate facendo. Ma adesso, guarda, il Signore ce le restituisce come prima, come a dire: non mi ha disarmato la vostra povertà. Voi per me continuate ad essere il mio popolo, il popolo di mia proprietà. Questo quindi, che sembrerebbe essere il segno di un naufragio che giunge al termine, diventa il principio magari dove intuiamo una possibile boa a cui ancorarci per riprendere il corso e tornare a risalire. E mi chiedo, andando gradualmente verso il termine, meditazioni forti, ma non è colpa mia e non è colpa vostra, è l'Esodo che ci chiede la lealtà di questi sguardi. Ma risalire sarà ancora possibile? Come fai a dire di no a fronte di questa commovente benevolenza di Dio? Come fai a dire di no? Perché le ragioni per essere definitivamente rifiutati e abbandonati erano tante, erano, e forse anche noi sentiamo con noi stessi che sono tante. E allora perché non dirci qualche parola umile e sincera, ma quelle fraterne con cui ogni volta tentiamo sempre di attraversare queste meditazioni, anche quando diventano impegnative,
e difficili per la vita, non da comprendere, ma per la vita divengono difficili. Forse è un momento in cui è importante dire a noi stessi, tra di noi, guarda che puoi sempre tornare all'amore di un tempo. Perché se sei a questo punto, vuol dire che c'è stato l'amore di un tempo. Altrimenti non ti saresti messo in cammino. E non ti saresti messo in cammino così. Vuol dire che qualcosa ti ha profondamente segnato e magari attorno a questo qualcosa hai deciso dei passi di vita, delle scelte importanti, abbiamo deciso, spesso anche insieme, anche in gruppo di amici, in famiglia, lungo il cammino della strada. E allora, come mi sembra proprio bello dirvelo anche in questo momento dove siamo i più isolati di tutti, nessuno può vedere nessuno. È l'umiltà semplice di mettersi in gruppo. Da solo non ce la faremmo. Di mettersi in gruppo. E anche in questo momento dove il gruppo non c'è, non è in nessun modo percepibile, sperimentabile, il metterci in gruppo altro che se c'è. Pensiamo a questo momento che siamo in tanti ad ascoltare questa parola severa e insieme splendida del libro dell'Esodo. Anche il coraggio di riconoscere, magari anche solo interiormente, provando anche vergogna di noi stessi, alcune deviazioni che ci hanno sorpreso, non pensavamo potessero accadere nella nostra vita, ma anche questo perché dovrebbe impedirti di ricominciare e di risalire. La vita è un andare nascendo, rinascendo. Questa è l'immagine più vera ed autentica con cui guardare le nostre fatiche, i nostri passi, l'ardua difficoltà del nostro camminare in salita. E allora tutto questo come vorrei incoraggiare davvero a proseguirlo. Non cambiamo direzione alla strada che abbiamo intrapreso per arrivare bene alla Pasqua di quest'anno. Già è grande che dovremmo proprio riuscire a fare Quaresima e Pasqua da poveri così, da gente messa alle strette, ma dovremmo davvero essere incamminati verso una Pasqua che sarà momento grande del dono e della vicinanza del Signore. E in fondo, perché oso dire queste parole? È un incoraggiamento retorico quello che faccio? Di uno che in fondo anche lui si rassegna, anch'io mi rassegno? No, per nulla. Né quando penso a me, né quando penso a voi. Anzi, devo dire che la ragione davvero grande, forse l'unica, ma quella decisiva è che di fatto ci sentiamo riaccolti da Lui, riaccolti. La parola, questa parola, che anche stamattina si rinnova per noi, ci raggiunge in tutta la sua bellezza, in tutta la sua inquietante e commovente libertà. E allora perché rinunciare a dirci scambievolmente parole come queste? Ricominciare è possibile, risalire si può. Vado a terminare con pochissimi cenni. Come sempre
è meglio che rimangano così, anche un poco interrotte per alcuni aspetti, queste meditazioni, perché non finiscono quando finisco di parlare e quando voi finite di ascoltare, perché stiamo ascoltando una parola che poi diventa preghiera. Ora, per le strade del mondo lo sappiamo benissimo che ci si può perdere. Nello stesso tempo però è altrettanto vero e sincero che quando per le strade del mondo ad un certo punto hai avuto il coraggio e la libertà di fare delle scelte che toccano profondamente la tua vita e avvicino intensamente al Signore e alla Sua parola, questi passi, anche se dopo sembrerebbero smentiti da momenti di vita, non escono dal quadro della tua vita. Anzi, forse ti ritorna una nostalgia sincera e ti ritorna insieme all'umiltà tipica del povero, di chi non presume, di chi continua ad invocare al Signore la forza e la tenacia di una fedeltà. Davvero, la vita è un andare nascendo, con ricominciamenti continui. E stamattina, come sento importante dirci tutti parole come queste e ascoltarle dalla parola imponente e splendida del Signore. E quel volto allora è il volto di un Dio fedele, di un Dio che ci guarda con benevolenza, è un volto che non perdi più di vista nella tua vita. Magari te ne sentirai sempre lontano, come di uno che guarda e vede da lontano, ma quel volto ti ha segnato. E allora portalo questo segno. Non è una cicatrice. Può anche il segno, può essere il segno di cadute, ma è piuttosto un segno di appartenenza al Signore. E c'è ancora un Mosè che ci accompagna. È sempre difficile questo, identificarlo. E comunque, anche se sappiamo che Mosè poi è colui che ha ricomposto, che ha ricondotto, che ha di nuovo fatto da guida, sappiamo che il suo essere grande per noi è che lui era ed è rimasto solo un segno di te, o Dio. Sei tu che rimani. Sei tu che sei così. Mosè mi era rimasto affascinato, ma questa tua fedeltà, questo è ciò che ci dà il coraggio di proseguire e di metterci ancora in una risalita. La buona domenica, domani è già la terza domenica, e buon cammino allora per tutti. E anche quest'oggi invito tutti a tenere d'occhio il sito della casa, siamo in giorni e momenti dove continuano a cambiare anche le norme e le situazioni. Anche domani sera avremmo dovuto cominciare il corso d'esercizi e l'altro ieri abbiamo dovuto sospenderlo perché le indicazioni, le norme e i codici che ci accompagnano ce lo hanno vietato. Però, come mi sembra davvero importante dire, questo non durerà continuamente, anzi magari già in questa quaresima. E allora teniamolo d'occhio il sito e poi segnaliamo anche questa piccola possibilità così povera e così umile. No, anch'io ogni volta che la vedo dove parlo, ma voi non ci siete. No, c'è qui Laura e oggi c'è qui anche Don Marco di Piacenza, ma però mi accorgo che la comunione è altro che se c'è tra di noi. E allora andiamo avanti,
sul canale YouTube e potete sempre avvicinare la possibilità di queste parole. Il buon cammino a tutti. Grazie.